Non, questo progetto non si farà senza il consenso dei cittadini canesi. Non potrà essere frutto della nostra mente né frutto di una politica amministrativa. Deve essere un progetto partecipato e condiviso da tutti i milanesi, reinterpretando e armonizzando gli interessi delle varie componenti. Ci saranno i taxisti che diranno la loro, ci saranno i commercianti, ci saranno i cittadini che hanno degli edifici prospettanti sull'attuale cerchia e che diventeranno prospettanti sui cittadini. Tutte queste tematiche hanno degli aspetti positivi e negativi. Diciamo, il bilancio costi-benefici rispetto alle varie situazioni va affrontato con estrema, come dire, consapevolezza. Noi, il nostro entusiasmo dei progettisti ci porta a riconoscere prevalentemente gli aspetti positivi, ma ci sono anche tanti aspetti negativi che vanno affrontati e risolti, no? E questo è molto importante. Il progetto di Vallaca, che dovrebbe a mio parere essere realizzato per l'Expo, perché questa sarebbe una scadenza che consentirebbe una partecipazione non solo ristretta ai cittadini, ma anche aperta a un godimento, diciamo, di tipo culturale molto più allargato in corrispondenza con l'Expo. È molto importante, qualcosa di simile a quello che è stato fatto a Torino con le Olimpiadi. Le Olimpiadi sono state una manifestazione a Torino, per quanto oggi abbia anche, come dire, degli strascichi di oneri economici molto pesanti, molto partecipata. Non c'è torinese che non riconosca che le Olimpiadi hanno contribuito molto allo sviluppo della città e del territorio. Allora, questo è un altro aspetto che va fortemente tenuto in considerazione e credo che l'intervento che noi abbiamo richiesto, direi, me ne faccio assieme a Vallaca, me ne faccio debito, dell'Istituto di Beni Culturali e Ambientali della Statale di Milano e del professor Ghilleri, che ha accettato con molta, come dire, disponibilità di interessarsi a questa questione, in modo tale da gestire, aiutare, diciamo, collaborare con l'amministrazione e con noi a gestire un processo di costruzione di una partecipazione consapevole nel modo più appropriato possibile. Credo che questa sia una condizione proprio di fattibilità fondamentale. Senza di questo, credo che questo progetto non vedrà mai la luce. La seconda fase, è quella che, una volta realizzata la conca di Calenda e la conca dell'Incoronata e quel tratto di Mezzogiorno Gioia che si auspica di realizzare, perché, come vi ho detto, sono stato prima, secondo me ha qualche, come dire, problematica di priorità e di criticità, è l'individuazione di altri campioni significativi all'interno dell'itinerario, alcuni verranno illustrati successivamente dai colleghi, in modo tale che si possa incominciare a vedere, diciamo, questa, diciamo, campionatura degli aspetti più significativi, direi grosso modo precedenti con le conche storiche. E io avrei aggiunto, oltre a quello delle conche storiche, il tratto che corrisponde al parco delle basiliche, perché sono, secondo a mio parere, se a corrispondenza del parco delle basiliche, invece di avere quell'attraversamento incongruo tra i due versanti, tra i due parti del parco, ci fosse anche in attraversa del Naviglio, il parco verrebbe grandemente, con la presenza di San Lorenzo, verrebbe grandemente. Grazie. No, ecco, aggiungo che però una condizione essenziale perché questa campionatura si possa fare in modo appropriato anche dal punto di vista tecnico è la realizzazione del progetto dell'ingegner Brown di ripristinare prima di tutto la funzione idrica. C'è un progetto dell'ingegner Brown che prevede che si possa realizzare un condotto, no? Per ripristinare al di sotto della copertura con delle modalità tecniche che implicano anche una modesta, come dire, interferenza con le condizioni attuali del traffico e quant'altro, in modo tale che si possa ripristinare la funzionalità idrica in termini tali per cui questi campioni non siano di acque stagnanti o di acque, come dire, recuperate soltanto dalla falda attraverso ponti, eccetera, ma sia effettivamente già una rifunzionalizzazione dell'aspetto specificamente idrico. L'ultima fase, la terza e ultima, comunque, diciamo, conclusiva, sarà quella poi di riconnettere
Naturalmente nel frattempo, come credo entrerà molto dettagliatamente il professor Goggi, si dovrà provvedere, anche questo a mio parere in modo graduale, a riformulare la riorganizzazione del traffico cittadino, veicolare, dei servizi pubblici, di trasporto pubblico, pedonale e quant'altro, introducendo anche quelle componenti innovative che sono appunto le piste ciclabili, che effettivamente potrebbero nel frattempo diventare un elemento molto importante della valorizzazione ambientale di Milano e del territorio. Io credo che questa delineazione di fasi, diciamo, sia indispensabile tenerla in conto. I tempi, sui tempi abbiamo delle opinioni diverse. Io credo che in un caso come questo la fretta sia assolutamente un ostacolo rispetto alle prospettive di realizzazione di questo grande progetto, che, come dicevo prima, è il primo progetto vero e proprio.